Ciao a tutti. Allora, moltissimi mi chiedono come riuscire a capire se utilizziamo i muscoli dorsali, questi famosi muscoli dorsali, no? Poi alla fine i muscoli dorsali cosa servono? Servono ad allineare la spinta di trazione, la forza resistente e la spinta e la trazione ai punti di contatto su uno stesso ed unico piano verticale. Come riuscirci? E come soprattutto accorgerci che lo stiamo facendo? Vediamo il tiro. Ok? Ecco, io in questo momento ho attivato i muscoli dorsali. Vediamolo dalla parte del muscolo dorsale e poi vi spiego il mio metodo, come faccio io ad accorgermi che attivo i muscoli dorsali e che mi posso essere in allineamento e quindi le frecce non vanno dappertutto una volta che le ho rilasciate. Lo vediamo in questa posizione. 1, 2 e rilascio. E vedete, l'arco è rimasto perfettamente dritto, integro, non ha sballonzolato a destra e a sinistra. Come faccio? Da come me ne accorgo? Beh, ovviamente non è una cosa semplice, no, non è facile. Il tiro con l'arco è tutt'altro che facile, ma tutti gli sport sono così. Siete mai andati a sciare? Tutte le volte che avete messo, la prima volta che avete messo i piedi negli sci, siete scivolati dappertutto. E piano piano invece poi avete imparato. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco, perché anche il tiro con l'arco, come lo sci, è uno sport di destrezza, quindi la destrezza si allena. Io ho un fisico, anzi un non fisico, però sono riuscito ad attivare la mia coordinazione in modo tale ad avere un minimo di destrezza che mi permette di ottenere qualche risultato. Come faccio? Lo vediamo. Quindi vado all'altezza degli occhi. In questa posizione, come vedete, il gomito è già a 90 gradi e quindi è in questa posizione che i muscoli dorsali si possono attivare. Lo faccio in questa posizione, i muscoli dorsali, vedete, sono praticamente attivati, vado in ancoraggio con i muscoli che già trattengono la corda. L'avambraccio è completamente rilassato e così come il bicipite. Il tricipite si sta scaricando sul dorsale e la freccia parte. Ecco quello che deve assolutamente succedere ed è quello che gli istruttori vi devono insegnare e devono controllare che voi lo fate già subito dai primi momenti di tiro. Ok? Scrivete nei commenti se avete qualcosa da chiedere e se volete approfondire questo argomento farò un video successivo. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di schiacciare sulla campanella e ricordatevi che c'è il libro. Il libro è importante perché ci sono tutte queste notizie scritte nero su bianco. Ciao!